2, 1. Stavo chiamando e per sbaglio è caduto il tuo telefono lì. Il mio telefono. Sì, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se anche voi avete un telefono. Ragazzi, mi raccomando, prima che inizi il video ricordatevi di iscrivervi al canale ed attivare qui sopra la campanella per non perdervi nessun altro video. Comunque, non mi dilungo oltre e vi lascio la vendetta che ho fatto contro mia sorella. Ragazzi, finalmente siamo qui. Aspettavo da tanto questo giorno. Oggi indovinate cosa farò? Finalmente mi vendicherò. Per esempio, vi ricordate tutte le cose che mi ha fatto Elena negli scorsi video? Mi fece comprare perfino un telefono. Remo, adesso basta vedere le televisioni. Oggi devi fare tutto quello che dico io. E quindi comprami un telefono. Anzi, un iPhone. Apple, iPhone. E questo è lo scontrino che l'ho pagato. Wow, che bello! Siccome so che ci tiene molto a questo suo telefono, gli farò credere di averlo lanciato giù dal balcone. Però per riuscirci in questa mia impresa mi servono due cover. Quindi andiamo a comprarle. Eccomi qui. Allora, ho comprato le cover per il telefono di Elena. Eccole qui, uguali. E voi sicuramente vi starete chiedendo: perché ho comprato due cover invece di una? E la risposta è molto semplice e ve la farò vedere tra poco. Intanto apriamo la prima cover, perché la seconda dovrà essere ancora sigillata. Sarà un regalo per Elena. Questa è la cover dell'iPhone di Elena. Allora ragazzi, questo è il balcone di casa mia e io andrò a mettere questa cover proprio qui sotto, così Elena crederà che sarà caduto dal balcone il suo telefono. Ragazzi, adesso andiamo da Elena. E siamo arrivati a casa. Elena, guarda che sono arrivato. Ciao Elena. Ciao, perché stai registrando? Perché oggi ti ho fatto un bel regalo. Veramente? Quale? È una cosa per il tuo telefono, vuoi vederla? Sì. Eccola qui, è una cover. Adesso la... Mi stava dicendo ogni giorno: prendimi la cover, prendimi la cover, e te l'ho presa. Grazie. Vedi, bene. Almeno entra nel tuo telefono. Sì, adesso la sto provando. Vediamo. Ti piace rosa? Sì, bellissimo. C'era anche nero, so che ti piace, però è meglio il rosa secondo me. Sì. È più femminile. È bellissimo. Vediamo, dammi. Bello. È proprio rosso. Dai, non vedi che ce l'ho prima io? Elena, comunque puoi prestarmi il tuo telefono, che sto registrando uno scherzo telefonico da fare al mio amico? E con il tuo non puoi chiamare. E mi è finito il credito. Va bene, però mi raccomando, stai attento. Sai che è scherzo telefonico adesso? Vuoi uscire dalla prima parte del video dello scherzo telefonico? Va bene. Ok, perfetto. Allora ragazzi, ora nasconderò il telefono di Elena in tasca con la cover e farò cadere giù dal balcone questa busta piena di mollette, così dal rumore Elena crederà che sarà caduto il suo telefono. 3, 2, 1... Elena! Sei stato fuori. Stavo chiamando e per sbaglio è caduto il tuo telefono lì. Il mio telefono! Mi è scivolato dalle mani! Corriamo ad Elena. Non l'ho fatta apposta! Elena! Aspetta! Ah, è vero, la cover. E tu pensavi veramente fosse il tuo telefono? Ma tu lo sai dove sta il tuo telefono? Sta qui, eccolo. Cosa hai provato? Questa è la vendetta per tutte le cose che mi hai fatto. Adesso lo lanciamo veramente il telefono? 3, 2, 1. No. Elena, vieni. Comunque avevo lanciato questa busta con delle mollette per fare il rumore del telefono. Vedi, è simile. Scusa Remo, eh? Ma tu come hai fatto a mettere la cover giù se la mia stava insieme al telefono? Qui c'è una cosa che non ti ho detto. Io ho comprato un'altra cover, guarda.
Eccola qui. Cioè, quindi due cover. Due cover, se vuoi te la regalo anche, così ce n'hai un'altra. Comunque con te sono ancora molto arrabbiata e aspettati una vendetta da parte mia.